feste, ciao ragazzi. Lo stesso, vai, vai. Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua! Yeah. Nuovo video! Prodotti da supermercato! Siamo stati a Conad, lo sapete perché vi abbiamo fatto il videovlog. Cibo con ingredienti buoni, no? Che potete comprare anche al supermercato, quindi non necessariamente bio, ma che abbia tutti gli ingredienti a posto, buono, salutare. Quindi siamo qua per mostrarvi appunto questi prodotti che abbiamo comprato e abbiamo trovato tante tante cose buone a Conad. Siamo tanto tanto contenti. Costano pochissimo. Costano poco, è vero, costano poco. Abbiamo comprato tante cose e non abbiamo pagato tanto. Abbiamo diviso io e Nancy, dividiamo sempre tutti i soldi, sì, che spendiamo. Sì, perché mangiamo tutto. Sì, sì, ci dividiamo tutte le cose, quindi... Allora ragazzi, iniziamo subito. Vabbè, non ci dividiamo tutte le cose. Sì, vabbè, no, vabbè, che se ne fregano loro. Vabbè, giusto per condividere, sì, questa cosa, okay, giustamente. Comunque ragazze, non abbiamo segreti con voi. Gallette, allora, ste gallette quanto ci sono piaciute, Nancy? Madonna, troppo, tantissimo. Troppo, perché... Sono gallette di mais, da dire che tutte le cose già sono mezza aperte, quindi vediamo proprio la recensione proprio di utilizzo. E queste le abbiamo mangiate tanto, sono gallette di mais, sono di agricoltura biologica proprio del marchio Conad. Sono comode perché sono in questa busta, a differenza di tutte le altre gallette che le mettono in quelle buste. Quelle di mais, sempre. Esatto, fai vedere quelle altre per far capire, ecco, tipo così. Quando tu le apri, qua entra l'aria e le gallette sono un prodotto che si fa, sì, subito secco, perde la croccantezza. Metterle in questa busta è troppo figo perché si chiude benissimo. È la busta tipo delle patatine, vedete, fatta così, che quindi mantiene la croccantezza. Infatti questa busta noi abbiamo detto non la buttiamo, la ricicliamo. E la ricicliamo per metterci sempre le gallette dentro e conservarle, e si mantengono super fraganti. E poi le ho pagate solo un euro, ragazze. Madonna, grande affare, grandissima, brava. E poi di mais mi piacciono tantissimo, le gallette di mais sono ancora più croccanti di quelle di riso, quindi ve le straconsiglio. Poi infatti abbiamo preso anche le gallette di farro, questa è la prima volta che le prendevamo, sempre del marchio Conad. Io l'adoro. E davvero sono buonissime, buonissime, molto più buone di quelle di riso, di mais, a me piacciono un sacco, sono le, diciamo, mie preferite. Diciamo che noi le gallette, io ho fatto vedere anche nel video degli spuntini, che le facevo con quella crema di mandorle, perché non solo con le cose dolci, tipo marmellata, nocciolata, ma anche con le cose salate, tipo la crema di mandorle e prosciutto, poi casomai vi farò delle ricettine, sì, anche al posto del pane, no? Per accompagnare, sono un cibo molto leggero e sano. Però diciamo, non mangiate solo quelle di riso, ci sono anche tanti altri cereali, tipo quelle di mais che sono buone, quelle di farro sono anche molto proteiche, sì, e per me sono più buone, hanno un sapore più intenso, sono più è croccanti, vero? Sono molto, molto io se buone. Dovessi fare una classifica, queste qua di farro le metto al primo posto. È vero ragazze, provatele, poi quelle di mais non sono quelle... sfigate come quelle di riso, hanno un bel sapore, un bel intenso, sapore intenso, fragante, sì, sì. Sono molto, molto più buone, quindi sono super approvate, viva! Ah, eccole qua, quelle di riso. Nancy, tu ogni tanto scompari. Ne abbiamo comprate anche queste qua. Queste sono senza glutine. Sono di riso integrale. A basso contenuto di grassi e bla bla bla. E queste qua sono... Scusa, l'ho messo se non lo metti a fuoco. E queste sono quelle di... Vedi, la galletta che muove le mani e che parla. Sono quelle di riso che comunque sono buone, anche se noi preferiamo le altre. Poi abbiamo comprato questo, il nostro amato latte di cocco al pro. Oh. Questo c'è da dire che è l'unico della marca al pro che è buono perché senza zucchero aggiunto. Invece gli altri c'è lo zucchero aggiunto, quello al cacao, gli altri vabbè, di soia, da bere ogni tanto, sì, ok, però come bevanda da bere ogni, sì, giorno è meglio prenderlo così, senza zuccheri, senza aggiunti, zucchero, super puro. E questo di cocco me ne parlo vabbè, sempre, lo sapete, poco calorico, solo 20 calorie, super leggero, leggerissimo, ve ne parlo sempre da molto molto tempo perché veramente lo adoro, tipo unito con il caffè oppure con il cacao, è buonissimo da bere in alternativa al latte vaccino o al latte di soia. Io le alterno un po' tutti. E questo qua, quindi sono felice che si trova un po' dappertutto. È vero, in tutti i supermercati, al Lotion, al Conad, quindi non avete scuse. È veramente formidabile. Poi abbiamo preso ovviamente la pasta immancabile, perché voi sapete che noi mangiamo, ci piace molto la pasta, il riso, queste cose qua. Questa ed è bio,
ed è pasta integrale biologica. Questa qua anche c'era l'offerta al Conad, quindi questa è anche pagata pochissimo, mi ricordo, ma comunque sì, perché poco. Tutti i prodotti Conad biologico erano in offerta. Erano in offerta, spesso sono in offerta e sono molto buoni, a differenza di alcuni tipi di pasta integrale che sanno un po' tipo di cartone. Queste sono buone. E abbiamo provato anche altri tipi di pasta di questo marchio, sono proprio buone, tipo rigatoni, le pennette. Sì, sono tutti buoni, non costano tanto. La pasta integrale, come sapete, è molto più digeribile, ha un basso indice glicemico, quindi alla fine fa ingrassare di meno e soprattutto è molto molto proteica, quindi consigliata anche per i vegani e gli sportivi. Appunto abbiamo preso questo come latte di soia di questa marca qui, Soya San, perché questo era senza zucchero, senza olio. Questo è uno dei miei latte di soia preferiti perché è molto economico e appunto è soia, sì, non c'è solo OGM. Succo di soia, non OGM, stop, senza non c'è zucchero aggiunto, è molto proteico, quindi questo qua sempre da alternare, sì, ad altri latti tipi di vegetali. Non ho bevo preso mai pure queste delle penne colorate come regalo a te, ah, grazie, fucsia, viola, azzurro, verde, le ho prese mentre le stavo distratta, le ho messi nella busta. Mi piacciono che tanto, fai disegnini, le cose. Grazie Nancy, come sei dolce e gentile. Tanto sono carine, io impazzisco per queste cose perché mi era divento. Un'offerta tipo 50 centesimi, okay. Vabbè, perché se costavano di più non me le regalavi, no. Poi abbiamo preso questi qua, che scusate che lo scatolo è tagliato perché nel nostro cassetto che basso non ci andava e quindi l'abbiamo dovuto tagliare. Vabbè, comunque questi cereali in modo molto preciso poi l'abbiamo, sì, tagliato così stracciandolo. Sono i cereali Cheerios. Voi come sapete a me piacciono tantissimo i cereali e quindi li compro anche al supermercato perché non sempre, appunto, anche per risparmiare. E quindi tra tutti i cereali praticamente sono stata tipo mezz'ora a controllare tutti i cereali, ho trovato questi qua che sono i meno peggio, cioè quelli là che praticamente non hanno tantissimo zucchero, non hanno olio di palma assolutamente e non hanno ingredienti dannosi, sono ottimi per una colazione nel latte, nello yogurt, insomma anche per i bambini, molto spesso state attenti perché contengono tanto zucchero, tanto olio di palma, invece questi sono abbastanza sani e pensate che sono fatti anche da tanti tipi di cereali, tutti integrali, quindi contengono avena integrale, frumento integrale, orzo integrale, hanno un profilo nutrizionale davvero buono, hanno il miele. Insomma ragazze, non c'è male veramente come profilo è nutrizionale. È vero che sono ottimi per i bambini perché sono molto dolci, hanno un sapore sapere. Proprio dolce, buono. Insomma che per i miei gusti è anche un po' troppo infatti, dolce. Pure per me. Perché io li preferisco, quando li trovo, vi dico la verità, li preferisco prenderli proprio senza zucchero. Qua ce n'è poco, però essendo che sono al miele risultano molto dolci, quindi anche tipo nel latte, così. Comunque sono buoni, sono molto croccanti e sfiziosi. E ve li consiglio, poi costano poco, quindi non è di tanto scompare. Sì, perché prendo la roba da su. Ok, non ci fate caso. Poi abbiamo preso, ragazze, i miei amati fiocchi di avena integrali, che sapete che adoro tantissimo. L'avena la mangio tanto, sia come porridge, sia lo metto appunto nel latte come colazione, nello yogurt. E l'avena è molto consigliata perché è una, anche questa ha un basso indice glicemico e ha comunque molte proteine. E infatti pensate, 12,5 grammi di proteine, quindi è davvero tanto. E ve la straconsiglio l'avena, mangiatela, fa benissimo. Ci ho preso questa, una cosa golosa ovviamente. Golosona. Delle barrette di cocco, sono praticamente fuori c'è il cioccolato e dentro il cocco, del marchio Sarchio biologico. Come ingredienti sono buoni perché non hanno zucchero, non hanno zucchero, olio di palma e via dicendo. Però diciamo come sapore non è che mi sono piaciuti tanto, perché sono un po' mollicci e boh, non sanno di nulla comunque ragazze. Diciamo che noi l'abbiamo comprati perché ci aspettavamo un sì, po' di più, no? Cosa golosa, cioccolatosa. E invece diciamo sono buoni, per sì, l'amor di Dio. Però somigliano molto sfigato. Tipo ai Bounty, sì. Somigliano un po' ai Bounty, però sta cosa che sono un po' sono mollicci e sono molto molto dolci. Non lo so, a noi ci hanno un po' deluso, sì. Non sono male, poi dipende sì. dai gusti, però noi ci aspettavamo chissà cosa. Vai, buono, buono, invece
Secondo me, Nancy, se li facciamo in casa, è vero, li dobbiamo fare noi. Li facciamo noi, vengono molto più buoni. Poi abbiamo preso queste qua, le more di gelso, sono troppo buone. Questa è una frutta essiccata, appunto gelso essiccato, che è molto buono e si usa appunto per metterlo anche questo qua nello yogurt, per arricchire le merende. Si mettono tipo nello yogurt, nel latte, nelle insalate, insomma dove volete voi. Queste sono molto ricche di fosforo, quindi Nancy ne devi mangiare molte tu, perché queste fanno bene al cervello, non fanno essere non ne ho bisogno, infatti le prese tu queste qua, perché penso che ne hai bisogno tu. Va bene, quindi ragazze, per questo video è tutto, anche se a breve ve ne faremo un altro, sì, perché andremo di nuovo al Conad, sì, a comprare tante cose, ci sono tante perché cose veramente buone. Ce ne sono tante, ci sono tante cose al Conad, ci sono anche prodotti, se avete visto nel vlog, prodotti proprio marchio Conad, sì, che non erano buoni a livello di cosmetici, vi sto parlando, però ci sono delle linee buone con buoni ingredienti, quindi a breve vi farò un video anche sul mio primo canale con prodotti cosmetici al Conad, quindi aspettatevi anche quello là. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto come al solito mettete un bel pollice in su, fateci sapere nei commenti dove vorreste che andassimo. Io ho sempre paura con questi congiuntivi. Tanti altri supermercati, voi siete molto informate. Sì, le ragazze sono informatissime, perché loro ci hanno detto del Conad, loro ci dicono, noi praticamente facciamo tutto quello che voi dite, siamo le vostre agenti speciali, inviate segrete, inviate del bio dei supermercati, quindi per avere prodotti buoni e convenienti. Vi mandiamo un bacio grande. Ciao.